Federico Rispoli e Cristiano Tajani, vincitori di questa staffetta di Natale a Roccastrada. Fra l'altro una bellissima staffetta, vinta contro due avversari veramente forti. Federico, sei andato come un treno? Sì, è un momento che mi sto preparando, quindi per me diciamo che questo è il periodo dove comincio a andare forte, fino a fine marzo-aprile, diciamo, io la stagione me la gioco nei mesi invernali, quindi mi aspettavo una buona prestazione, specie in salita ho fatto un bel ritmo, in discesa sto cominciando a perdere un po', si vede l'età, però sì, diciamo, ho cercato di andare il più forte possibile, sapevamo che partiva Mirko per secondo e ho cercato di prendere più minuti possibili per Cristiano per cercare di dargli un pelo di vantaggio e ci è andata bene. Cristiano, tu sei partito, come dice Federico, con un pelo di vantaggio, ma avevi il non certo più facile compito di tenere dietro Balducci, hai sofferto, sei andato forte, alla fine ce l'hai fatta. Sì, oggi è stata come un po' come essere a caccia, diciamo, è stato io il cinghiale e Mirko il cacciatore. È stata tutta la gara a inseguirmi, ce l'avevo lì dietro, lo vedevo e sapevo di non mollare anche per il risultato, insomma, e per, come si dice, per onorare anche la sua bellissima prestazione. Quindi ho stretto denti, ho dato anima e cuore per arrivare all'arrivo davanti a Mirko, poi insomma. Riuscire a stare davanti a Mirko anche se avevo quel bel vantaggio che mi ha dato lui, quindi devo dire, sono contento perché comunque è stata una manifestazione di un certo livello di prestazione fisica, insomma, c'erano Mirko, lui, Federico e altri ragazzi, insomma. Federico, gli impegni di lavoro ti stanno portando fuori dall'Italia, ma ti stai allenando bene, si vede, ci sono tante gare in questo periodo in Maremma in cui cercherai come sempre di essere protagonista. Ci provo nel senso che non sarò presente purtroppo a tutti gli eventi, rimango come la Gran Fondo e l'Argentario come mio obiettivo principale, dove sono sicuro di esserci perché comunque sia avrò una quindicina di giorni di stop al lavoro. Il resto purtroppo ci sarò, quando ci sarò, come dico io. Cristiano, con quali obiettivi si apre il tuo 2019? Sì, gli obiettivi saranno subito, quest'anno di solito partivo intorno a marzo, ma quest'anno voglio anticipare un po' i tempi, quindi farò tutte le corse nella Maremma e tutte le corse che ci sono, insomma, qui in zona, per cercare di avere subito un'ottima gamba e cercare di fare ritmo per l'inizio della stagione che penso che si aprirà definitivamente a Monteriggioni, insomma, a marzo. Federico Bartolucci e Mirko Balducci, secondi in questa staffetta di Natale a Roccastrada, una gran bella staffetta che si è decisa proprio nei metri finali. Federico, tu sei partito per primo, com'è andata? Ma sì, io ho seguito il consiglio di Mirko, ho cercato di non esagerare troppo nella prima parte del percorso, nella discesa un pochino la conoscevo, sono riuscito a rientrare su Federico Rispoli, però nella salita mi ha staccato, andava veramente di più. E poi la seconda parte di gara è stato Mirko e è riuscito a recuperare molto su Cristiano, e così è una bella gara. Mirko, prima del via dicevi come quasi sempre di non essere granché in forma, però ti è quasi riuscita un mezzo miracolo di recuperare più di un minuto, che cosa è mancato alla fine? No, non è mancato niente, la nostra prova sia di Federico che la mia è stata buona, la condizione, siamo a dicembre, è quella che è, abbiamo giocato al meglio le nostre carte, Federico aveva il compito contro un Rispoli in forma di non perdere troppo, dopo stava a me recuperare. Ci ho provato nel tentativo di chiudere il gabbo, ho forzato forse un po' troppo, dopo le energie sono calate un po' a metà gara, però va bene così, nel senso, ce la siamo giocata a viso aperto e merito alla coppia Rispoli italiani che merita di aver vinto oggi perché sono un gradino più in forma di noi. Federico, la stagione in Maremma non finisce mai perché dal 30 dicembre a Grosseto poi si ripartirà il 13 gennaio con il campionato d'inverno, a quali appuntamenti ti vedremo? Io penso di fare quasi tutte queste qui d'inverno, già dalle mura di domenica prossima e poi vedremo. Mirko, non è una novità vederti con la maglia di campione italiana, succede da circa da una dozzina d'anni, con quali obiettivi ripartirà il 2019? Ma quest'anno, come tutti sanno, con l'accordo con la squadra ci ridimensioniamo un po', visto gli impegni di lavoro, famiglia, l'età anagrafica che cambia, e staremo qui in Toscana, ci divertiremo come oggi, lasciamo da parte questa maglia, ormai la teniamo fino a luglio quando ci sarà la conferma dell'italiano, ma al 99,9% nemmeno proverò a difenderla perché insomma
abbiamo deciso di mollare un po' tutti questi impegni e adesso diamo spazio alla passione, quindi veniamo a correre la domenica ma con un altro spirito. Matteo Vecchiarelli e Tiziano Lori, terzi in questa bella staffetta di Natale a Roccastrada, un gran bel risultato considerando anche la qualità delle coppie in gara. Matteo, com'è stata la tua prova? Sì, è andata abbastanza bene, visto che insomma non ne fo di solito le gare, quindi è andata bene. Tiziano, da padrone di casa sei andato fortissimo, miglior tempo diciamo pure assoluto, conoscevi bene questo percorso, il risultato si è visto. Sì, vedrai, un percorso di casa e la motivazione è tanta, anche perché è una gara di casa, ci si teneva a fa bene, ecco. Poi il livello era alto, c'era Balducci, Federico, il Bartalucci, poi c'era Tagliani, Rispoli, noi diciamo si puntava, ecco, arriva a terzi e così è andata. Poi il mio compagno, ecco, non fa le gare, è andato forte, anzi in proporzione è andato più di me, perché io insomma un po' di esperienza nelle corse l'ho. Lui fa una corsa all'anno e di conseguenza la gara è un'antrosa d'allenamento e quindi quando ho visto arrivare bene lui sono stato più motivato pure io. Matteo, di gara ne fai poche, ma visti i risultati sarà il caso di impegnarti un po' più in gara in questo 2019? Sì, ora si vede, se riesco un po' a allenarmi un po' meglio sicuramente qualche gara più ora la faccio. Ecco, in allenamento rende di più sicuramente. Tiziano, l'anno scorso per te è stata una stagione importante e sfortunata perché c'è stato il cambio di squadra, però qualche problema fisico, ti sei ripreso nella parte diciamo centrale di stagione, questo 2019 che cosa dovrà offrirti? Ma sinceramente non so, perché in questa spalla mi dovrò rioperare, se non ho risolto, e si vedrà, io punto a divertirmi, ecco, più che altro, chiappo quel che viene. Ivano Santini, organizzatore di questa prima staffetta di Natale a Roccastrada, per essere la prima edizione, una sessantina di partecipanti, sta andando bene? Sì, sta andando bene e poi il tempo ci ha voluto bene perché non dava proprio il massimo come temperatura, invece come potete vedere è abbastanza caldo. Niente, staffetta di Natale, quindi il paese di Roccastrada con l'amministrazione ci ha dato una mano per organizzare qua, dove c'è stata anche però in passato già qualche prova simile, e quindi perché non riproporla con l'aiuto anche delle persone del paese, tra cui la famiglia Lori che appunto comunque corre e veste i nostri colori. Free Bike Ospedale Fronichese, che quindi sbarca a Roccastrada, come vi è venuta l'idea di organizzare questa staffetta che per le gare in Maremma almeno di recente è una novità? In mente ci è venuta appunto tramite un nostro tesserato che ha chiesto, viste le esigenze del paese, di avere delle manifestazioni e coinvolgere anche comunque tutta la popolazione, di organizzare qualcosa. Noi siamo specializzati nella mountain bike e allora insieme a Tiziano abbiamo detto facciamo qualcosa a Roccastrada nella nostra specialità, che è la mountain bike. Ivano Santini non è solo un dirigente del Free Bike Ospedale Fronichese, ma anche della Lega Ciclismo Whisky, che praticamente non si ferma mai, perché oggi 23 dicembre c'è una gara, 30 dicembre ce n'è un'altra e poi si parte subito con il campionato d'inverno, che è ormai un appuntamento tradizionale, 5 tappe in tutta la Maremma. Sì, 5 tappe, si parte con Calaviolina, poi andremo a Scarlino, un paesino là vicino, e poi Porto Santo Stefano, Orbetello e poi anche, comunque anche Follonica, che poi è la nostra città. Un campionato d'inverno che si ripete appunto dopo il grande successo che ha avuto l'anno scorso, che dire, niente di nuovo però tutte garanzie.